Buongiorno, buongiorno a tutti. 10 di maggio, ore 7:20. Siamo in partenza direzione, ecco la strada con Cacchio. Direzione Bergamasca, penso. Non ho un itinerario ancora ben definito, vediamo come vanno le gambe, però sicuramente andremo verso la Bergamasca, dopo vediamo cosa fare. Adesso fa ancora un po' freschino, 15 gradi, ma oggi mettono 25-26 gradi. Poi si morirà dal caldo. Anche perché sono i primi caldi, si sentono subito. C'è il traffico della Madonna su questa strada stamattina. Che è? Passano tutti di qua. Cioè, guardate in che stato sono le strade. Immaginate che qua qualche anno fa è passato il Giro d'Italia, eh? È stato l'unico caso in cui questa strada è stata asfaltata. Adesso per i prossimi 150 anni non asfalteranno più. Ah, dopo! Allora, là sulla destra, dietro quel traliccio lì, c'è l'autodromo di Castrezzato, che era stato costruito qualche anno fa e era diventato un punto di riferimento un po' per i motociclisti, automobilisti, che potevano sfogarsi in tutta sicurezza senza andare sulle strade quelle aperte al traffico, con tutti i risultati che potete immaginare. Morale, un paio di anni fa è stato comprato dalla Porsche, quindi è diventato l'autodromo dei VIP. Praticamente se non hai soldi e non hai una Porsche, praticamente non entri. Morale, di nuovo motociclisti in giro sulle coste di Sant'Eusebio, incidenti. Quando una cosa andava bene è stata venduta, tutto, la Porsche ha pagato oro e l'hanno venduto. Infatti quando passavo di qua c'era sempre, si sentiva sempre moto, motorina, c'era tanta gente, ma anche perché un autodromo normale, piccolino, né? Però era sicuro, insomma, c'era tutti gli elementi per correre in sicurezza. No, chiuso, cioè chiuso, diventata una roba da ricconi. Grazie. Ah, dopo. Eccoci qua. 22 chilometri fatti abbondanti, abbiamo appena attraversato Chiari e attimo macchina, stavo dicendo, ci sono, io ho un ottimo senso dell'orientamento, cioè proprio so, è quasi impossibile perdermi. Riesco a orientarmi bene anche se non ho indicazioni, almeno grandi linee, so dove sto andando. Eppure a volte ci sono dei paesi che mi mandano in crisi. Peggio è praticamente come la criptonite per Superman. Ecco, uno di questi è Chiari. Ci passo anche spesso se vogliamo. Eppure anche prima mi sono fermato un attimo e ho detto
cacchio devo andare. Poi dopo ho ritrovato la retta via, ma però è assurdo, ma non so che... Boh, non riesco, mi manda in crisi, il GPS interno dice boh. Vai, buoni. E adesso andiamo in direzione Pontolio, stradina tranquilla, almeno sulla carta. Temperatura si sta alzando, gambe non esattamente il massimo, ma sono uscito anche ieri, infatti anche una bella. Sto attraversando l'Olbio, altezza di Pontolio, ma non sono ancora in terra bergamasca, perché c'è un pezzo di Brescia anche dopo l'Olbio. Strada nuova qua, quindi aspettate un attimo, Pontolio, no, passiamo di qua, passo di qua perché quella strada lì mi sa molto di tangenziale. Facciamo la strada minori, va. Quindi curiosità geografica, un po' come per Palazzolo, il fiume in questo caso non fa da confine. Ci siamo conquistati un pezzo di terra bergamasca, diciamo così. Adesso qua dovrebbe esserci l'antico ponte, non so se romano o rumeno, però fa niente. Invece tiriamo dritti, possibilmente senza farci tirare sotto. Ecco la strada chiusa, eccola. A dopo. Dopo sta questo ponticello, ecco, adesso sono in terra bergamasca. Sono in territorio ostile, quindi muoversi con cautela. Allora, una cosa strana, sto pedalando ma non sto facendo grandissima fatica, quindi sospetto un'inchiappettata di fondo, ossia che sto andando col vento a favore. E tornare indietro non ci pensiamo, che è meglio, se no giro la bici e scappo subito a casa. Adesso andiamo in direzione Martinengo, poi boh, vediamo. Ah, dopo. Allora, attraversato Martinengo, problema, un altro dei problemi del ciclismo moderno, una piaga irrisolvibile, sono i mercati. Quando uno vuole andare a vedere un posto, un paese, ok, quel giorno lì nel centro storico c'è il mercato. Quindi non si passa, quindi ho dovuto fare un giro largo e niente, è un bel paesino Martinengo, storico, sa bei portici, è il paese di provenienza di una delle famiglie di nobili storici della, in realtà della provincia di Brescia, né? Però penso che siano originari di queste parti e avevano castello a Padernello, a
Brescia, con vari possedimenti qua, queste parti. E quindi niente. Ciao Martinengo, ciao un'altra volta. Adesso dobbiamo attraversare il Serio. Sul Serio dobbiamo attraversare il Serio. Fatto la battuta, fatto. Qua non sono mai venuto. Vediamo. A dopo. Sono a Orio al Serio, intestata alla pista. Sta arrivando un aereo. Adesso vediamo l'atterraggio in diretta, sperando che non mi caschi in testa. Ho fatto 53 km abbondanti per il momento. Tutto bene. Si mangia una brioche e poi riparto. Adesso vediamo, ma adesso penso di cominciare a tornare anche a casa, né? Jans arriva. È ancora lontano. Ancora lontanino. Iniziato troppo presto. Eccolo là che arriva. Sembra che si veda qualcosa. Eccolo che arriva. Da appassionato di aerei, chiaramente non potevo non fare una piccola deviazione per venire qua. Su Flight Simulator in realtà non uso aerei di linea, uso i piccoli Cessna, né, per carità, però eccolo qua atterrando. Questa qua che vedete davanti, questa struttura, sono i LED notturni che indicano dov'è la pista. Ecco qua che arrivo. Spero che si veda qualcosa. Spettacolo. E c'è un altro dietro, sono a nastro proprio, veramente. Guardatelo. Dai su, Madonna, come faranno? Mi domando sinceramente come fanno a starci su quelle RD. Vabbè dai, adesso ne arriva un altro. Ripartiamo. Ecco che ne arriva un altro. Certo che fare la detta la torre di controllo qua a Orio o Malpensa deve essere abbastanza stressante. Eccolo qua che arriva. Questo che livrea ha poi? Sempre Ryanair. Vabbè, a dopo. Houston, abbiamo un problema. Avevo visto una strada che tagliava, andava giù, ma è completamente sterrata. Quindi devo rifarla indietro, devo tornare. Vabbè, pazienza, oh. È che sulla cartina non era segnata così. Anche così la allungo un bel po'.
fa niente, vabbè, dai. Vabbè. Allora, sono le 11, aggiornamento, 73 km e mezzo fatti, ho perso un casino di tempo venendo giù da Trescore Balneario a qua, a Quarobbio degli Angeli, perché per evitare una super strada, la statale trafficatissima, ho dovuto fare zig e zag all'interno del paese, chiaramente non conoscendolo, devo continuare a guardare la mappa. Adesso ho trovato sta provinciale che mi porta verso Piduno. Poi da qua decido, da lì decido cosa fare. Se andare su a Sarnico oppure andare a casa, ma penso di andare comunque su a Sarnico. A dopo. Ora 11.40, dopo 90 km sono a Sarnico, sul lago di Iseo. Si dice che siamo ancora in anticipo, tiro dritto, vado verso Iseo, dove lì mi fermo a mangiare, che c'è anche il gelato più buono d'Italia. E qua termina il lago di Iseo e comincia l'olio. L'olio e si torna in provincia di Brescia dopo il ponte. Bene, sto pedalando ancora bene, qui iniziano a farmi male un po' le gambe, ma più che altro comincio ad avere un po' fame, però vedo di tirare fino a Iseo, anzi magari mi fermo a mangiare una brioche, dai, a dopo. Stiamo risalendo il lago direzione a Crusane e poi Iseo. Guardate che bello. Proprio giornata splendida per adesso, perfetta per andare. C'è un filo di aria ma non fastidiosa, anzi rinfresca anche un po'. C'è un po' di traffico qua, vale, normale. A dopo. Un giorno in punto e sono Iseo. Novantotto chilometri fatti. Torniamo a mangiare il gelatino e poi con calma torniamo a casa. Lì a sinistra
Gelateria Leon d'Oro è la miglior gelateria d'Italia, secondo me. Andiamo a cercare un posticino all'ombra. Allora, rieccoci qua. Aggiornamento, siamo appena ripartiti da Egeo, bagnato, gelato. Abbiamo subito tre brutte notizie. Una, appena partiti comincia la salita, adesso zona scollinare, appena mangiato, muoio. Seconda brutta notizia, c'è aria contraria, ma qua, vabbè, c'è sempre. Dopo scollinando non dovrebbe più esserci. Terza notizia, gelato da 2,50 euro a 3 euro. Meno ioni. Sarà anche buono, ma... alla faccia dell'aumento, che... vabbè. Comunque, adesso pedalo tranquillamente verso casa. Indicativamente sono 28 chilometri. Se non muoio prima, ma com'è la salita? Alleggeriamo. Subito partire così a freddo, subito con la salita, non è esattamente il massimo. La vita non fermarti adesso, no, qua. Vai. Ecco, voilà. Oh, più nel punto, più duro. Aiuto, muoio, muoio. Le gambe, ai ai ai, trovaglio. Facciamo un astero qui sulla destra di San Pietro la Mosa, sito Clunia Cels. È bello antico, no? Ecco il monastero qua. Io, però prima partito io, e fatemi, è già finita l'aria, buono. A dopo, finalmente dopo un po' di salita arriva la discesa. Anzi, esserci ancora uno strappo, l'ultimo, e poi quasi sempre leggera discesa fino a casa. Queste sono le colline della Franciacorta, siamo in zona fra Bettolino di Passirano e Bornato, zone belle per andare in bici queste qua. È tutto un su e giù, ma non troppo impegnativo.
lì dopo la curva comincia il GPM, che dopo 106 km comunque sembra mortirolo, però fa niente, andiamo su easy. Ah, lo faccio piano, eh. Andiamo su molto easy, non è lungo, ma però così forse un po' troppo easy, mettiamo giù il dente. Vedete i panorami. Belle zone davvero queste. Ecco, questo è l'unico tratto dove ci sono un po' di saliscendi. Queste zone, se no, poi dopo si passa da pianura a salita vera. Che non è proprio la cosa che mi ispira di più, eh. Invece così c'è tempo anche per e modo per allenarsi. Che bello. Ui. Concentriamoci sulla guida. Che siamo quasi. Lo sto facendo piano, né? Molto piano. Ma ancora 20 e passa chilometri, 25 chilometri. Qua scollina, bornato. Ok, vedete là in fondo si intravede la pianura, ecco, devo andare proprio là in fondo. Da sud, ecco, quindi ce l'avrò contro. Le gioie. Ma stamattina ce l'avevo a favore. Ultimo strappettino, dai, però poca roba. Adesso c'è tra poco una discesa e poi siamo in pianura, letteralmente l'ultima asperità di giornata. Registriamo un po' la telecamerina. Via a destra si scende. Okay.
stranamente non becco passaggio a livello. Boh, finita la discesa, adesso è tutta pianura, ci sentiamo dopo. Missione compiuta, 128 km fatti, di cui gli ultimi 28 contro vento. Però dai, sono contento, bel giro. Spero che abbia sbloccato un po' dopo tutto questo periodo dove non sono riuscito ad andare in bici come volevo. Prossimo giro, no, adesso no, non ci penso. Alla prossima, ciao ciao.